Pronto? No, perché ogni volta è così? No, aspetta, fammi riaggiornare. Ma perché fa così? Il mio povero computer. Devo chiudere qualcosina, magari. Alcune cose posso chiudere, ma anche posso chiudere tutto quanto. Epic, non so neanche perché vi sia ancora nel mio computer, ma ok, quello posso accettarlo. Aspetta, riscrivo. Crashato tutto, ma sono tornato. Ci risiamo. Ok. Allora. Vabbè, con tutta calma, noi ricominciamo. Apriamo Genshin, vediamo se funziona intanto. Se riapre come prima. Vabbè, oddio, too much. Però funziona. Ok. Ok, ci risiamo, ci risiamo. Sto avendo problemi con la mia povera scheda video. I soldi della sponsorizzazione andranno tutti quanti per il bene del live show, non preoccupatevi. Checking for updates. Ok, eccoci qua. Qui, pardon, sto cercando di creare il perfetto riquadro. Che cosa adorabile, ragazzi! Naida, voi non so se l'avete vista, mi sono riacceso, scusate, perché quando penso a Naida io impazzisco. È troppo carino come personaggio. È adorabilissima, Naida. Posso andare a foto completa del PG delle armi su Discord? Ma certo, manda pure, punto esclamativo Discord, metti quello che vuoi. Anche in generale. Che problema c'è? Manda, manda. Allora, eccoci qua. Mi ricordo che c'era un coso che volevo attivare con le frecchie. Avevo messo apposta a tirare. Uno. Dov'è l'altro? Keep up. No, ma dove cazzo è andata? È andata da tutt'altra parte. Ceste. Ecco, un'altra cosa che hanno fatto in Inazuma ed era fantastica. E hanno fatto anche qui a Sumeru è il fatto che ogni singola chest è piacevole, perché ogni singola chest ti dà i sigilli Dendro e i sigilli Dendro li puoi utilizzare per ottenere le ricompense ed è fantastico. Sembra una stronzata, ma il fare un puzzle e ottenere una ricompensa, dice, ah, è una chest comune, che palle, una piccola, cioè una chest comunque, che palle. E invece no, comunque è utile. Ok, questo era completamente futile. Ecco, un singolo dentro sigil. Bene, non è importante perché tanto ogni chest è un pochino più grosso, ovviamente danno più sigilli e quant'altro. E poi si ottiene tutto quanto. E si ottengono delle belle ricompense. Quanti sigilli abbiamo ora? Ora ne abbiamo. 31. Cioè io ho ancora 4 ceste e ottengo un'altra ricompensa. Ed è davvero soddisfacente. Perché ti fa anche venire voglia. Tipo ora dico, cazzo, tra 4 ceste. Cioè, un momento prima. Quel chest che trovi, le prendi, bene, fine, that's it. Le ho mandate in spam? Dai, io dopo controllo. E dai, ma perché mi congelano? Ma sai usare il cryo? Bloom, 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 vai. Ma, si è buggato, non hai idea di dove andare. World Gen Request. Te l'accetto sperando di non crashare, perché prima mi ha dato un po' di problemi. Speriamo. Oh! Ok. Non dovremmo essere crashati. Non dovremmo essere crashati. Oh, ok. Eccoci qua.
Mi manca ancora una. Ah, ecco qui. A Jumping Challenge. Ma questa è pure divertente, dai. Jumping Challenge. Mi sa che era la famosa che di cui parlavo, di saltare sui funghini. Su funghirini ballerini. Sui funghini rimbalzini. Oh, e questo cos'è? Questo mica l'avevo vista. Sì, peraltro, poracci, quelli si riceveranno 20.000 volte il fatto che sono in live, ma purtroppo continuo a crashare. Che ci devo fare io? E via. A life of wonders. Hai preso la chest in coop. Cosa vuol dire hai preso la chest in coop? Ah, no, è vero. Sì, poi la prendiamo assieme, grazie. Mi sono dimenticato che esisteva quella chest. Eccoci qua. Scusa. Che altro che devo... Ah, pensate, ci sono due, ma... Quante cazzo di Abyss Mages ci sono qui in giro? Mi sa che attaccarlo con l'idro è la migliore delle scelte. Guardate. Voilà. Un altro. Ok, però questo è... Questo è danneggiabile. Esplode, esatto. Perfetto, grazie. E voilà. E questi peraltro sono due Ender Seagulls, quindi siamo molto 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 vicino al poter prendere un nuovo bonus. L'altro guarda come sono bello illuminato così. Bella l'illuminazione artificiale. Questo cos'è? No, stanno facendo male a una ranare. Ci posso chiacchierare anche se non coppero? Chi lo sa? Reclessa ranare. Ok, vabbè, l'ho salvato. E ora dobbiamo fare. Devo saltare sui funghelli rimbalzelli. Boing. Questa è super divertente come cosa, anche se ripeto non è una commissione così stupida. Chi è che ti paga per fare questo? Però ok. Ok, daily reward. Vabbè, ma in realtà posso prenderle anche dopo perché sennò poi devo buttarti fuori. Non è molto carino. Ok, ho la pubblicità. Vabbè, ti aspetto, tranquillo. Ora, qui, se non sbaglio, se si salta contemporaneamente... Si ottengono dei. Si ottiene la cesta. Yay! Perché io al momento effettivamente ho già dei pezzi per Naida. Allora, su Tinari. Dov'è Tinari? Tinari, Tinari, Tinari. Su Tinari ho 4 pezzi del Deep Wood con molto Elemental Mastery, moltissimo Crit Damage, molto buono. Elemental Mastery, Crit Damage, vabbè, HP, Energy, Recharge non è male. Questo Elemental Mastery, ma andrebbe migliorato perché non ha niente tranne attacco percentuale, ma neanche fantastico. Questo non c'entra niente. E questo crit rate è un po' una merda, quindi sì. Invece c'ho quello di Eizo. Su Eizo ce l'ho. Invece ho ben 5 pezzi sono del Gilded Dreams. E questo effettivamente è fantastico. Qua ha un'infinità di crit damage.
e Elemental Mastery, questo è fantastico. Poi, attacco 20%, bello alto, crit damage, Elemental Mastery un po' poco, ma vabbè, comunque questo è un bel pezzo d'attacco. Diciamo che questo con meno attacco più crit rate Elemental Mastery, volendo. Poi, questo è un pezzo di attacco percentuale, purtroppo non ne ho, e servirebbe per Sino. Come mai Sino col Gilded Dreams? Cosa se ne fa Sino delle Gilded Dreams? This Non seed is preferisce... wonderful. Surely enough to convince anyone. Preferisce... Non preferisce avere altro... Qualcosa di più basato sul... sul continuare ad attaccare con i normal attacks. Perché ho l'arma? Perché l'arma... Ah, cos'è? Wherever Scala I con must go, Elemental I Mastery? roam. Ok, quel I caso sì. carry memories of Questo dentro home. damage bonus, con This crit blade. damage, poi 21% It is the d'HP. last Vabbè, avrò link una I Naida have. molto tankish. Vabbè, comunque andiamo a farmare nuovi pezzi. Andiamo a fare un pochino di artifact hunting. Direi di andare così. Vabbè, se tu vuoi usare Kazuha, io uso Raiden. Vai. Metti dendro. Ah, oddio. Io dendro Tinari, ma. Fa cacare. Se vogliamo fare team doppio. Doppio idro, doppio dendro, ci sta, ma. Io Tinari non lo posso usare. Quindi è come se ci fosse soltanto Aiato. Però sono curioso di vedere quanto sia forte effettivamente la tua. La tua Nilou. Keep up. A vedere quanto fa effettivamente di esplosione. Ti vedo in l'onde delle tananze. Ok. Secondo me Bloom... Anche 30k di esplosioni, sto vedendo. Tosta, tosta Nilou, minchia. È ironico che faccia più danni con le esplosioni dei cosi che non è... Boh, that's weird. Dendro damage bonus. E attacco crit damage. Comunque, non male. Cioè, da vedere se... Elemental Mastery anche non male. Crit damage, ok. Attacco percentuale non è... non è orribile, ma non è neanche fantastica. Non male, però, eh. Beh, certo. Non male, non male. Io impazzisco a trovare i goblet. I goblet del set mi piacciono sempre un sacco. La fortuna dello streamer. Avvocato. Non è neanche troppo. Neanche troppo. Neanche troppo. Saranno 3 settimane, un mesetto che sto farmando per Naida. E i pezzi hai visto quali sono, quindi. Ah, ma i miei Bloom non... scusa. Ah, ho visto dell'Hyper Bloom, non capivo perché, ma perché c'è il tizio che sta attaccando e si è... applicato lui... Ok, niente. Ha applicato lui coso. Allora, vediamo un pochino cosa troviamo ora. Allora. HP, vabbè, e questo è andato male. Beh, quelle 4 stelle le guardavo giusto per passare il tempo. Per passare il tempo. Allora. Madonna mia, la mia povera gola. Mi puoi avere tutto, cioè io sono completamente distrutto, ragazzi. Ho i muscoli a pezzi, frantumati. Non c'è una Bloom di Nilou perché non ho attivato subito la skill. Ah, ma io pensavo che bastasse che lei esistesse. Invece è durante la sua skill che fa quello, ok.
Quindi se io ora applico Bloom, sono Bloom normali quelli che ho messo ora. Ora invece sono quelli che esplodono subito. Che però fa dell'AOI tremendo. Porca miseria. Porca miseria. Assurdo come AOI, eh. Porca miseria. Perché se sono tutti quanti vicini... Peccato perché al momento non c'è nessun CC Dendro. Non abbiamo CC Dendro, quindi non... Non sappiamo esattamente come... Effettivamente un bordello la Elemental Mastery. Immagino. Perché... noto che fa una bella differenza. Mamma mia. Esplosioni da 40k. Non so neanche... Non mi ricordo esattamente cosa fanno la C1 e la C2 di Nilou. Questa è l'ultima perché poi... Posso andare in vocal? Al momento preferisco di no. Senza... Quando magari... come si dice? Iniziamo a essere un pochino più... Come possiamo dire? Più acquainted. Non ci conosciamo meglio. Sai, la classica... premura. Oh. Madonna, che botta che ho preso. Allora. Voglio vedere un po' le esplosioni. Che dire. Dai. Un po' di fortuna. Ma mi conservo anche un pochino di resine perché... per quando arriverà il dendro ipostasi. Che lì dovrò farmarlo un sacco. Energy Recharge Crit Rate... vabbè... è quello che è. Ho... gli anni che ho. Io... gli anni che ho. Ero con un vocale di fare... Sì, ma me lo ricordo, tranquillo. Solo in live... diciamo che c'è un... piccolo periodo di... dove cerco di conoscere un pochino le persone. Tanta gente non è arrivata in vocale in anticipo. Non ti preoccupare. Sto utilizzando un peso e una misura per tutti. Anche perché mi sono entrato in live in passato, specialmente nelle live party games. Persone che poi m'hanno trollato e quant'altro. Quindi è anche una questione di... Scusami, ti devo ti devo un attimo cacciare, perché ora mi sa che provo a fare le storie queste. E Caterina non accetta, non mi vuole parlare finché ci sei tu. Eccomi qua, ciao Demon, come stai? Il nostro Demon, cosa hai mangiato d'altro? Non mi dire che hai mangiato solo quello. Hai visto che ora siamo sponsorizzati da Genshin Impact? Come un mago, ritorno! Ritorna la sponsorizzazione. Che lo dovevo fare un po' di tempo fa, ma poi sono dovuto partire. Figa, dopo 5 anni e mezzo che non facevo un viaggio, esattamente quando devo fare quel viaggio mi chiedono la sponsorizzazione. Comunque adesso staccavo perché sono distrutto. Ma tranquillo, grazie mille della compagnia, Ed. E quando vuoi, peraltro ci sentiamo anche su Discord. Non so se dopo sei ancora... se sei ancora online dopo la live che possiamo chiacchierare. Però vediamo. Come un demone risorgo. Bello risorgo invece di ritorno. Che poi ha pure senso, perché in D&D, almeno su D&D, i demoni quando vengono uccisi nel mondo materiale, cioè o meglio ovunque che non sia nell'abisso, il demone semplicemente respawna nell'abisso. Non penso, non ti preoccupare. Ci sentiremo un'altra volta. Grazie della compagnia. Allora. In realtà... Intanto vediamo un pochino per gli eventi e quant'altro, perché io non mi ricordo se ho fatto tutto quanto. Mi sono 2 giorni di inferno a lavoro. Che lavoro fai, se posso chiedere? Io dovrei aver già fatto... So le cose di D&D anche se non ci ho mai giocato. Vedi.
Peraltro, se ora iniziate a giocare, non solo mi fate. Te ne parlo io. Buonasera, finalmente sono riuscito a passare. Come va? Sto bene, grazie. Sto un po' distrutto. Sono un po' distrutto. E ciao, Captain Jack. Sono un po' distrutto perché ieri mi sono allenato. Poi sono uscito e ho bevuto. Sono tornato a casa che... ora non so se avete ben presente come dorme una persona dopo che ha bevuto. Ma non si dorme in maniera dritta. Quindi ero tipo... E ho i muscoli completamente disintegrati. Faccio il barista, minchia. Gente che sta a casa uguale a inferno per noi. Immagino. Immagino. Dai, allora riposa, non ti preoccupare. Grazie che sei venuto a farmi compagnia, quello sì. Però sì, sto bene, grazie. Siamo sponsorizzati da Genshin Impact. Che cosa bellissima. Non vedevo l'ora di essere sponsorizzato da Genshin, perché sai com'è. Credo di giocarlo da un pochino questo gioco. Giusto da... E un pochino da quando Amber... Dal 28 settembre 2020. Non lo so. La domenica lavoro sia mattina che pomeriggio. Mamma mia. Ma la domenica dipende cosa faccio. Poi solitamente tendo a essere disintegrato. Poi... Vabbè, poi di recente... Non so perché sono stanchissimo, ragazzi. Sono esausto. Per qualche ragione. Sarà che mi sto muovendo anche di più tra esercizio, mi alleno, poi ora sto iniziando ad andare anche a Milano a fare doppiaggio, quindi... Vegista sponsor, un paio di mesi fa non ha funzionato molto bene perché non ha fanbase basata sui gacha, mi dispiace. Vabbè, ora ci sono io, prossima volta che c'è una sponsor del genere, viene dal Corona Eda, vedi che ti aiuto io. Ah, vabbè, ragazzi, Genshin... Io non lo vedo neanche come un gacha. Io, per amor del cielo, puoi giocarlo per appunto rivista. È arrivata anche questa volta, ma sto molto direttamente rifiutata. Beh, ci sta, è legittimo. Io credo che dipende molto da come ti approcci al gioco. Per me, cioè, vedete, io mentre chiacchiero, io non sto fermo, io sto lì che saltello in giro. Vi saluto, buona serata, grazie mille, Ed. Ci sentiamo. Cioè, a me piace un sacco qui così saltellare in giro, mi raccolgo il fiore, prendo un po' di cose di legno, e poi magari mi incontro dei mostri, ho una cesta e la faccio. Ecco, tipo qua ho incontrato questo coso. Ah, però questo mi sa che l'ho già fatto. Che se tu utilizzi la... come si chiama? La lyre, vintage lyre. La puoi suonare, fai... E non succede niente. È molto poco gacha alla fine. Sì, il gacha meno... Allora, la differenza principale tra Genshin e gli altri gacha è che i gacha tendono a essere... intanto giochi interamente mobile, e anche se, tra parentesi, se volete supportarmi utilizzando il link appunto schematico Genshin, eccetera, vi ricordo di utilizzare esclusivamente il cellulare per giocare a Genshin. Diciamo che Genshin ha tanto gameplay, e... Una persona normale che magari non conosce gacha dice, beh, sai, è un gioco, è normale che si giochi. Non davvero, non è esattamente vero nella maggior parte dei casi, perché i gacha hanno tantissimo la parte dell'autoplay, dell'autobattle, del farming, entri, prendi le daily, dei daily login... fai un po' di farming, utilizzi la tua stamina e basta. Cioè, ironicamente giochi molto poco, è più management. Nei gacha spesso è il management, ok c'è l'evento, ok farmiamo nell'evento, così ottengo questi bonus. Beh, e vi dico, io il gacha che ho iniziato a giocare, beh, uno dei primissimi gacha in assoluto che ho giocato è stato Brave Frontier per cellulare. Poi... Passai a Granblue Fantasy, anche perché facevamo un sacco di collaborazioni, eccetera. Solo che anche lì, a una certa, mi annoiavo perché non giocavo davvero. All'inizio sì, poi era tutto un autobattle, eccetera. Ma Genshin piace proprio perché... gioco.
vado in giro. Ok, ah, cazzo, qui c'è un coso da sbloccare. Quindi vado a prendere il dendrograna, prendo, boom, e spacco. Cosa c'è dentro? Ah, c'è un coso che si devo attivare Ah, vedi che qua, ad esempio, mi serve Electro e Piro. Quindi cambiamo il team, metto Electro e metto Piro. E posso mettermi a fare. Ok. E questo qui si è rivelata e posso. Oh, e uno. E ce n'è due. Cioè, alla fine è divertente anche perché poi posso giocare i personaggi, godermeli. Poi i personaggi sono super. Come si dice? Super caratterizzati, eccetera. Ma in generale mi piace tanto. Poi ce ne vorrò tanto Genshin Impact. Ma perché gioco al gioco. Certo, a volte uno potrebbe dire, però, se voglio farmare gli artefatti, devo giocare e fare il livello invece di mettere autoplay. Sì, per l'amor del cielo, anche l'abisso è l'endgame, che è l'endgame. Mi sto creando il 20. È arrivato il 20 cello. Ma perché, Dimon? Cos'hai mangiato, Dimon? Che ti ne esci fuori con queste battute? Cos'hai mangiato? Cosa c'era? 36 ne abbiamo di sigilli. Robe buone, infatti. Sei di buon umore. Andiamo. Intanto andiamo a curarci. Qui. Era scolide per revivere. Va bene, dai. Va bene, dai, ti posso perdonare. Ok. Ora andiamo dall'albero dei sogni e nell'albero dei sogni riceveremo le ricompense. Cioè, non solo tu apri i tesori e hai la ricompensa, certo, sono sempre molto mild, però è molto figo il fatto che apri la cesta non tanto perché apri la cesta, ma perché così puoi ottenere ricompense altrove. Questo è molto figo, ti incoraggio anche a esplorare. Ma in realtà, ragazzi, cioè, c'è poco da fare. Cioè, è un gioco che fa un sacco di soldi. Vengono pagati gli sviluppatori, vengono pagati tutto quanto ciò che è il lato artistico. E comunque, facendo quindi una cosa di qualità, ci escono ancora più soldi. Ragazzi, la vita è questo. Vabbè. Sei diventato così tanto mainstream Genshin Impact è anche perché è oggettivamente di altissima qualità come gioco. Contate che io sono una persona, ad esempio, che ama esplorare, guardare la storia, eccetera. Alcune persone non guardano neanche la storia. O alcune persone non si interessano all'endgame, skippano. Quindi. Funziona comunque. C'è un po' di tutto. Ecco, io non passo tantissimo tempo sulla Serenity Pot. Molte persone invece creano dei reami interi o creano dei minigiochi di una Serenity Pot. È molto figo. Vabbè, io amo gli eventi, tipo il nascondino, mamma mia. Genshin ha tantissimo di alta qualità, eccetto la scrittura di dialoghi e trama, che è davvero terrificante. Tu Time to go. dici? L'hai giocata l'arco in questo di Sumeru? Non è malvagia, eh. Anzi, a me è piaciuto molto. L'unica che non mi è piaciuta sono talmente brutti da essere comici. Tipo? La roba particolarmente brutta non me la ricordo io. Alcuni sono filler, vabbè. Però, sti cazzi. L'unica che mi è dispiaciuto è quella di Inazuma, di Archon Quest, perché era davvero bella, però manca un pezzo. Cioè, arrivi a un certo punto e dici, ok, quindi ora. Tipo, tutti sono allungati a schifo, dopo la metà, pochi dialoghi sono davvero interessanti. A volte sono un po' prolissi, però è anche vero che. Dipende anche qual è il tuo stile di gioco. Diciamo che. Se tu stai cercando di fare in fretta, perché magari, non so, ad esempio anch'io durante le daily commission, specialmente se il dialogo l'ho già letto, skippo. Lì è naturale. Però in linea generale è molto piacevole. Sì, sono d'accordissimo. Alei Tam. Vabbè, ma in generale tutte quante le conversazioni durante le Archon queste sono molto belle. Ma perché? Perché esce tanto del personaggio. Ovviamente è palese, ma a me piacciono tutti i personaggi di Sumeru. Forse quello che mi è piaciuto di meno, ironicamente, è con lei
Perché non me la ricordavo dal manga. Rileggendo il manga mi è piaciuto un sacco con lei. Sì, per quello nel manga c'era anche Saino, poi riferimenti a Lisa. Lisa in realtà è la studentessa migliore degli ultimi 200 anni di Sumeru. Tinari e Dori. Ma Dori è come si dice? La parte di Arco nel deserto. Sì, quella è molto bella, Dori, non so neanche come definirla come personaggio. È una tizia che ama i Mora e fino a qui, ok. Diciamo non so benissimo le sfaccettature perché probabilmente molte sono nascoste dietro. Dove Dori? Non mi di Non ho Dori? Mi sa che non ho Dori. Torra voglia perché non mi sono dato la prima parte. È molto bella. Poi non so se tu sei già arrivato alla parte del Samsara, ad esempio. Quella mi è piaciuta da morire. Non odori. Ema che se ne sta in silenzio tutto il tempo. Io ora sono curioso se Ema tu stai facendo altro e stai ascoltando, oppure sei tornato, hai ascoltato per un istante e hai fatto questa battuta. Oppure sei lì ad aspettare il momento giusto. Oddio! Comunque rispondendo a cosa ho mangiato, ti dico, ho mangiato come primo il bocciolo, bocciolò di pasta alle erbe aromatiche, con zuppa di funghi porcini e caciocavallo. Minchia che buono. Secondo carne di vitellino con erbe mediterranee, asparago, salsa che non mi ricordo di cosa sia e un ventaglio di patata buonissimo. E come dessert un lingotto al cioccolato fondente con lampone a crema e poi un caffè e un pochino di Don. Papa Barocco? Don Papa Barocco. E poi già un caffè pistacchio. Minchia. Dimon che si tratta come uno zar. Ieri, mi ricordo, sono stato fuori a una fiera che c'era street food nella mia città. Ho mangiato il caviale rosso e della vodka. Vodka, miele e peperoncino. Delizioso, direi. La seconda, bravo Ema. Sono contento che quantomeno tu abbia fatto quella battuta al volo e non abbia aspettato. È domenica, se non mi tratto bene. Guardalo lì, fierissimo, Demon, che una volta alla settimana si fa il full set. Una nuova torta con ingrediente strano. Dimmene un po'. Non è questione di lunghezza, parli con uno che ha giocato i Dark Souls e si è letto ogni descrizione e ha ascoltato ogni singola linea di dialogo. Quindi non è questione di lunghezza dei dialoghi, ma più di qualità dei dialoghi. Perché ripeto che secondo me moltissimi dialoghi di Genshin potrebbero essere più profondi e meno lunghi. Sono d'accordo? Sì. Effettivamente è vero, ma è anche vero che, ad esempio, io noto che tante persone di Genshin, quando parlano della lore di Genshin, si perdono una marea di cose. Tu ti dirai, sicuramente, tu penserai che Paimon ripete troppo le cose, no? Dici, mica Paimon, l'hai detto 20 minuti fa, lo devi ripetere ogni volta, ma ogni volta devi spiegare ciò che stiamo facendo. Dico soltanto che, gente, in Inazuma, alla fine della quest, visto su Reddit, tipo, ma perché ci sono due Raiden? Cioè, ma uno come deve rispondere a ste persone? Ma l'hai letta la storia? Citando il buon Fares. Figa, ma hai letto quello che ho scritto o no? No, mi sono fermato alla prima parte. Ah, ecco. Il Don Papa Barocco è un rum delle Filippine, mai provato. Vediamo se qualcuno indovina. Nella torta c'era l'uovo, ma oggi quando l'ho fatta non ho dovuto rompere uova perché le uova erano in questo ingrediente. Hai usato la pasta? Maionese. Palese. Mi sa che maionese nella torta? Io pensavo la pasta che magari. Beh, in effetti. Forse la maionese è. Ce ne parla lui perché ne sa. Cosa vuol dire? Con chi parla? Lui chi? Ah,
Ce ne parla lui, te ne parlo io. Dio, Madonna, Emanuele. E non vedi che non, io non posso parlare con una persona. Vai, Giga Chad. Cioè, io non posso parlare a una persona senza capire ciò che dice. Vabbè. Però in generale, tipo tutto il Vanarana, è una quest estremamente ampia. Tutte quante. Guarda, io c'ho ancora dei teleport waypoint. Davvero figo il deserto, poi. Vi faccio vedere una piccola chicca, dai. Dobbiamo sponsorizzare questo gioco? Ragazzi, ve lo sponsorizzo. Vi faccio vedere che cazzo di figata c'è qua, Sumeru. Eccoci qua. Qui siamo all'interno. Siamo già all'interno del robottone. Perché c'è un robottone giganormico, nel quale si può entrare. E peraltro all'inizio si dovevano schivare i suoi colpi, ma io l'ho già disattivato, quindi. Ma peraltro ci sono anche delle simpaticissime cose che non posso danneggiare con né Pyro né Electro, perché sennò li potenzio o li debuffo e cambiano i drop. Porca miseria. Mi servono i drop normali. In effetti devo cambiare. Sponsorizzerla come nessun altro ha mai fatto. Sì, lo fa sponsorizzo alla Kurunaeda. Join you for a walk? Who ate a poisonous mushroom this time? E vi ricordo che peraltro, se volete supportarmi, basterà fare punto esclamativo Genshin e utilizzare il link per andare a. Ah, tutti attivi? Ok. Arrivare fino alla R6, che per capirci quando più o meno quando iniziate a sbloccare il. Lo faccio subito, grazie. Grazie mille. Il ragazzo cane ha appena chiesto "Shall we go for a walk?" Porca miseria, non c'ho niente. Una volpe non dovrebbe essere. Cos'è che let's sniff them into the butt? No, credo di aver capito molto male. Io ho capito let's sniff them into the butt, ma credo di aver sbagliato a sentire. Scopriamo assieme cosa dice davvero. One with the forest in shroud. Can't see. No. I'll uproot you. Ok. Let's nip that in the bud. Ah, let's nip that in the bud. Ma se chiudete gli occhi. But if you close your eyes. Let's nip that in the bud. sia un Fennec. È vero, sì, le orecchie sono da Fennec. Mio con questo sponsor sta sbagliando di brutto, perché la categoria di Genshin è puramente popolata da persone che a Genshin già ci giocano. In più gli smurf non funzionano perché l'IP viene controllato, lo so per esperienza. Tutto per supportarti venderei anche un rene e la Madonna, Demon, too much. Rene nei due, eh. Cane e volpe del deserto, possibile. Sponsor non è brutta idea, ma fatta nel modo sbagliato. Non lo so sinceramente come funziona, tipo se. Quindi. Viene salvato per IP, quindi vuol dire che tipo Emanuele che non gioca da un botto di tempo, se scaricasse sul telefono non potrebbe farlo? Ah, mica il rene da vendere era uno dei suoi. Questo è vero. Venderei anche un rene, non mi venderei. I hear everything. Comunque continuo a pensare che. Let's nip that in the bud. Let's sniff them in the butt e rimane ancora questo. C'erano stati contati per dire. Ai ai ai, caramba, questo è problematico. Più che altro. Sì, per amor del cielo. Giustamente loro vogliono giocatori nuovi. Poi giocatori nuovi su cellulare in particolare. Va bene, abbiamo anche già parlato. Ah, peraltro, ragazzi, questa cosa qui è molto figa. È una stronzata, ma camminare sulla sabbia e vedere le orme, che vedete, peraltro, sono molto precise. Tipo, se io attacco, effettivamente segue il movimento che ho fatto. Che figata, cazzo! Mi piace davvero tanto questa cosa. È una cazzatina, eh? È una cazzatina, però è davvero figa. Oddio. Strange illness. Ah, qua è vero perché qui c'erano. C'è un. Come si dice? Un laboratorio di ricerca per una malattia. Che è.
la Eleazar. Gli telespettatori chiedono alle madri. Bravo. Bravo, Ema. Bravo. 10 su 10 di... come si dice? Di problem solving. Ok. Comunque... ma... togliti, agro! Non sono lì! Non sono vicino a te! Smettila! Come... come mi stai targettando da quella distanza? Dove sei? Dove cazzo sei? Dove... come mi vedi? Ma mi stai targettando dall'altra parte del mondo, ma... pezzo di merda, prendi questo! Cascade! Taglio dell'acqua! Uno col vento! Il vento mi conosce! Che bella musica di Genshin. Sì, assolutamente sì. In Sumeru si sono davvero superati, eh. Oddio, ce ne sono alcune di Inazuma che sono... davvero belle, ma perché mi piace, perché vabbè, lì è anche un pochino il gusto personale, perché dipende dal mood. Per conto che ora io questo posto l'ho finito, sono prima c'era una musica super creepy che era molto 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 figa, ma far l'account per supportarti, grazie. Come si suol dire, Shinji entra in quel cazzo di robot. Ok, baby. È il momento di fare un po' di casino. Ormai mi sembra già distrutto tutto, distruggibile, quindi... ah, poi c'è un sacco di Lichurl morti che da qualche parte, mi sa. Prima di arrivare qui, però, la cosa super figa era che il... ovviamente qui ora lo posso controllare io. Ma immaginate che prima era... ti attaccava. Tu dovevi scappare da una parte all'altra e difenderti dietro le rocce che potenzialmente esplodevano al contatto. Era super figa questa zona. Comunque si sente un po' la musica, eh. Ve l'aumento anche un po'. Cioè, sentite quanto è creepy? Magari. Anche sono dei passi. Sulle diverse... super creepy, mi piace... ragazzi, la cosa bella di Genshin Impact è che ovviamente, allora, è un gioco gratuito, e questa roba qua è fantastica. Ovviamente non è gratuito perché vi vogliono tanto bene, e anche perché non fanno la... dubito che i programmatori facciano... cioè, gli sviluppatori, gli artisti facciano... come si dice? La carità. Semplicemente è perché è un gioco che ti viene voglia di pagare. È fattuale. Cioè, io su questo gioco avrei pagato tranquillamente 70-80 euro per questo gioco. Peraltro con tutti i DLC che escono, perché ora, ragazzi, guarda quanto cazzo è grossa questa mappa. Cioè, tutto questo che vediamo è su multistep solo qui, più tutta questa valle. Ed è solo una parte del deserto che è la seconda parte di Sumeru. E abbiamo tutta Liyue. Abbiamo tutta Inazuma. Altra Inazuma. Questa è Sangonomiya. Poi da Sangonomiya c'è anche Ankonomiya, che è un'altra ancora. Quindi è Ankonomiya a sua volta. E in Liyue c'è il Kazem. Aspetta, quindi... cioè, è enorme. Per questo... questo gioco ovviamente c'ha il gacha, però non è una cosa negativa.
Cioè io ci ho speso volentieri dei soldi per la Welkin, ma perché è la cosa più da poveracci. Cioè, 5 euro ti fai 3.000 primo gems. Normalmente, ovviamente. 3.000 primo gems. Costicchiano di più, ecco. Quindi vale la pena, secondo me. Poi le skin sono super fighe. Poi in generale te la puoi cavare anche da free to play. Però il gioco è davvero meraviglioso, ragazzi. Su questo non c'è dubbio. Cioè, mi viene strano parlare di Genshin Impact sponsorizzandolo, perché tutti conoscono Genshin Impact, cioè davvero devo però è bello analizzare un gioco che gioco sempre, di cui parlo con amici, eccetera, leggo della community, parlarne in che maniera, andando a, come si dice, analizzare anche con qualcuno che in teoria non lo conosce. Una delle cose che ai tempi, ecco, mi ricordo quando uscì Genshin Impact, io ai tempi stavo giocando a un gioco che non mi ricordo, Spellbreak forse, che è un gioco, un battle royale, dove tu puoi scegliere due elementi e effettivamente puoi combinare gli elementi, e a me piaceva un sacco quella cosa, perché era, la trovo come super super figo come concept, il fatto di utilizzo il fuoco, ci faccio l'acido e esplode tutto perché fa la combinazione. E questa cosa mi ha affascinato un sacco in Genshin. E tuttora, specialmente ora con l'uscita del Dendro che ha aperto un nuovo mondo, secondo me è davvero bello giocare attorno alla team composition, eccetera. Poi, Ecco, se c'è una cosa, io non amo prendere tipo le costellazioni dei personaggi, quindi più copie dello stesso personaggio, per il semplice fatto che se posso scegliere tra avere tre casua per potenziare il mio casua, o avere tre personaggi nuovi, diciamo... Alla fine il gioco può essere giocato anche free to play. Non è necessario stare dietro lì ad analizzare, a cercare di capire come vincere. Il gioco è facile da vincere. Faccio vedere anche un pochino le piramidi. Uccidiamo le Donnels! Come cazzo si chiamano le Donnels? Come cazzo si dice? Le donnole? Perché... Poteva essere malinterpretata e lungi da me essere malinterpretato. Click and help. Click and help. Ok. Riusciamo a... La la la. Aspettare. There is no escape. Ponk. Ok. Klee è uno dei personaggi sbloccati che ho sbloccato all'inizio ed è super, super divertente. Purtroppo è un po' clunky perché ha un burst dove lei deve rimanere lì a picchiare e poi non ha tutto sto range. A meno che non attacchi dall'alto, ma anche lì non è che sia proprio iper mobile. Ah, ecco qua. Yes. Era da troppo che non sentivo le voice lines di Klee. Peraltro, ora, ecco, una cosa che mi piace un sacco è che hanno aggiunto le voice line per quando aprono una cosa qua mi piace un sacco. Tipo... More